Oggi scopriremo insieme un modo efficace, semplice, ma soprattutto veloce ed economico per costruirci da soli uno strumento che ogni ritrattista dovrebbe avere nel suo studio, uno snoot ottico. In fotografia, essere il più possibile creativi è una prerogativa fondamentale. E per riuscire in questa impresa, la tecnologia ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti che noi fotografi possiamo utilizzare. Uno di questi è senz'altro l'Optical Snoot o Snoot Ottico. Sugli store se ne trovano di diverse tipologie, dai più economici a quelli di miglior fattura. In questo video però analizzeremo il modo di costruirci il nostro con del materiale che facilmente possiamo reperire insieme a dell'attrezzatura che dovremmo avere a studio. Ma che cos'è uno snoot ottico? Lo snoot ottico altro non è che una sorta di cono che, grazie ad una lente alla fine dello stesso, ci permette di concentrare la luce in un determinato punto, permettendoci di proiettare delle forme molto particolari che sono impresse su dei gobo, cioè questi, che sono delle schede che hanno dei disegni traforati su di esse, e questi disegni vengono proiettati attraverso questo cono e messi a fuoco da questa lente sul soggetto che intendiamo illuminare. La cosa bella è che i gobos possono essere acquistati tranquillamente di quelli già pronti come questi, oppure se siamo un po' più creativi e addentrati nel merito possiamo anche costruirceli da noi, magari con l'ausilio di una stampante 3D o di un piccolo plotterino da taglio. La fantasia da questo punto di vista non ha assolutamente limiti. Ma è giunto il momento di passare alla pratica e vediamo come fare. Ok, in termini di materiali ci servirà una comunissima forbice e un pennarello, oltre che a un foglio di EVA, un materiale abbastanza denso da non permettere alla luce di filtrare attraverso. Questo andrà a formare la sagoma della nostra parabola in maniera tale da poter occludere qualsiasi via di fuga alla luce che verrà emessa dal flash. Con il pennarello avremo cura di tracciare l'esterno della nostra parabola in maniera tale da creare un cerchio che possa calzare a pennello sull'apertura anteriore. Non preoccupatevi di essere abbastanza precisi, anzi, se riuscite a essere anche un po' più larghi, più ampi rispetto alla bocca della parabola, ancora meglio, perché così ci assicureremo di poter chiudere per bene le vie di fuga della luce. A questo punto, con una comunissima forbice andiamo a tagliare quello che abbiamo tracciato sul nostro foglio di EVA. Otterremo così un disco. Non dico perfetto, ma non ci interessa. A questo punto piazziamo il nostro gobo. Io possiedo questi fatti in metallo, per cui abbastanza resistenti, e avremo cura di posizionarlo il più possibile al centro del disco che abbiamo creato, misurando un po' quello che è l'ingombro del disegno del gobo, al fine di tagliare una finestrella al centro del cerchio che vada a scoprire esclusivamente l'area del disegno del gobo, in maniera tale da permettere alla luce di filtrare soltanto attraverso il disegno e di non spillare oltre. Con un po' di comunissimo scotch carta o nastro da carrozziere andiamo a fissare il nostro gobo al foglio di EVA, dopodiché saremo pronti per applicarlo alla bocca della parabola. Innestiamo la parabola sul nostro flash e a questo punto il 50% del gioco è fatto. Otterremo un risultato simile a quello che state vedendo in queste immagini. Molto spartano, però fidatevi, molto efficace. Bene, a questo punto la parte di crafting, di costruzione, è conclusa, ma arriva il momento della parte dove accade la magia. E in questo caso è la fisica ad aiutarci. Mi direte sì, ok, bello, ma sappiamo bene che la luce, una volta che esce dalle fessure, si diffonde in tutto l'ambiente in qualsiasi direzione. Ed è qui che subentra l'ingegno. Dobbiamo cercare il modo di incanalare questa luce e dirigerla dove vogliamo noi. In questo caso ci aiuta una qualunque lente fotografica. Ovviamente la lente prescelta pregiudicherà l'ampiezza della proiezione.
Bisogna però capire come fare per piazzare davanti al flash questa lente. Io l'ho fatto in questa maniera. Io ho utilizzato questo cinesissimo adattatore per montare le lenti EF di Canon sul sistema M, sul mirrorless, che permette appunto di avere sia una bocca di entrata che una bocca di uscita completamente aperte. Dotato anche di un attacco a cavalletto, mi ha permesso di montare questo 50 mm 1.8 su un cavalletto che andrò a posizionare esattamente davanti al foro praticato sul foglio di EVA in maniera tale da allineare il disegno del gobo con la lente posteriore dell'obiettivo. Ho inserito anche un pezzo di gelatina verde per dare un po' di tono alla proiezione, e a questo punto tutto ciò che dovremo fare sarà semplicemente aver cura di andare a posizionare in maniera il più minuziosa possibile la lente davanti al gobo, cercando di giocare tra distanza e posizione in maniera tale da riuscire ad ottenere il risultato che vogliamo sul nostro soggetto. In questo caso io ho usato una testina per fare un po' di allenamento in studio da solo, e una volta trovata la posizione giusta il risultato arriva. Il disegno è perfettamente a fuoco e, come potete vedere da questo scatto di test, funziona. Visto? Alla fine non è così difficile. Se avete provato anche voi a fare qualcosa del genere, sarei veramente curioso di vedere i vostri risultati. Magari postatele qui sotto nei commenti. Questo accrocco, tra l'altro, è stato utilizzato anche per realizzare un ritratto che ho fatto nei giorni precedenti alla realizzazione di questo video. E ho realizzato anche un video appositamente sull'argomento, poi vi lascio il link in descrizione o da qualche parte qui sul video se vi va di vederlo. E con l'occasione vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, così sarete avvisati ogni volta che un nuovo video sarà online. E magari, se vi va, potreste anche lasciare un bel like. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo al prossimo video.